A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buongiorno, benvenuti a tutti, grazie di esservi collegati anche quest'oggi per il webinar sul Massachusetts Maritime Tour. Anche questo webinar vi dà diritto ai 100 punti per diventare USA Ambassador 2016, per cui adesso passo la parola a Anna Maria Marche, che è la relatrice di quest'oggi, e lo schermo. Benvenuta Anna Maria. Buongiorno Lia e buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, sono Anna Maria Marche della Sima Viaggi e Vacanze e vi ringrazio fin da ora per l'attenzione che mi darete durante questo nostro webinar. Questo webinar è dedicato al Massachusetts e precisamente alla sua meravigliosa costa atlantica, alle sue tradizioni marittime e alla loro storia. Vorrei proporvi una vacanza diversa dal solito, dai soliti soggiorni mare, una vacanza fra affari, whale watching, cultura e tradizioni. È un tour a contatto con il mare, i suoi cicli, la sua fauna, la sua storia, immersa negli scenari di alcuni film più famosi. Mi dedicherò quindi ad illustrarvi la parte costiera di questo stato, partendo dal nord, da Newburyport, fino ad arrivare alla punta estrema di Cape Cod. Prima vorrei farvi una piccola introduzione di questo meraviglioso stato che è appunto il Massachusetts. È tra gli stati più visitati degli States, è famosissimo per le sue città, per la sua cultura, per la sua storia e naturalmente per il pesce. Questo stato è noto come la culla della storia americana ed è anche definito il cuore del New England. È il luogo dove nel 1620 sono giunti sul suolo americano i padri pellegrini. E da allora il suo patrimonio storico ha preso forma anche grazie appunto ai coloni, ai marinai, agli immigrati e agli industriali. È situato nella parte nord-orientale, come potete vedere dalla cartina che vi ho messo in questa diapositiva, è situato nella parte nord-orientale degli Stati Uniti e si estende dalla punta di Cape Cod, nell'Oceano Atlantico, fino ai colli Berkshire Hills, al confine con lo stato di New York. È uno stato ricco di attrazioni culturali, festival, passatempi, arti, attività ricreative all'aria aperta e bellezze naturali. È un luogo dove i paesaggi oceanici e le vette di montagna sono a poca distanza gli uni dagli altri e in cui si osserva dappertutto atmosfere contrastanti. Si parte dalla raffinata Boston a spiagge immacolate, a dolci colline, isole affascinanti e cittadine piccole e dinamiche. Come vi dicevo, se volete far trascorrere ai vostri clienti una vacanza diversa dalle solite, è il luogo dove scoprire il mare. Sulle coste di questo stato sono presenti diversi fari che in passato erano in natanti a orientarsi. E molti di questi luoghi sono legati appunto alla storia di tradizioni marittime e marinare. E nonché la cosa più importante, c'è il grande spettacolo della regina del mare, nonché la balena, che transitano a pochi chilometri da questi luoghi. Come vi dicevo, la vicinanza all'Atlantico, favorisce una connivenza tra le città costiere e il Massachusetts. Per immergersi nelle ricche tradizioni marittime del soprannominato Bay State, iniziamo conoscendo le usanze di Newburyport, con la visita al Custom House Maritime Museum sulla costa nord, per poi proseguire verso Cape Ann, punta di scogli e rocce affacciate sul mare, dove troveremo due piccole cittadine molto carine e molto caratteristiche che sono Rockport e Gloucester. Dopodiché scenderemo giù e giungeremo a Salem, famosissima città di mare, ma conosciuta soprattutto per l'ingiustizia e terribile persecuzione alle streghe. Finalmente arriveremo a Boston, la capitale,
dove storia, sport e tradizioni, cibo e cultura caratterizzano questa splendida città, tutta da scoprire. Sempre sulla costa, più a sud, troveremo Plymouth, famoso per lo sbarco dei pellegrini nel 1620, dove attualmente si trova il Museo di Storia Vivente, il Plymouth Plantation, dove ancora oggi si possono rivivere tutte le esperienze di vita del XVII secolo. Più giù a sud troveremo New Bedford, poi andremo verso Cape Cod e visiteremo le isole Mad e Nantucket. I fari e la caccia alle balene rendono ancora più interessante la storia di questo stato. Allora, inizierei mostrandovi i fari. La costa del Massachusetts è costellata di fari, tutti storici e ben conservati. Molti sono accessibili per visite, altri si possono ammirare solo dall'esterno, poiché fanno parte della guardia costiera e pochi nei quali è possibile anche soggiornare. I fari dello Stato sono fortemente legati alle tradizioni marittime e affacciano naturalmente tutti sull'Atlantico. Agli inizi del XVII secolo, con l'avvento del viaggio in mare, furono costruiti i fari costieri per allertare i marinai proprio delle varie minacce che ci possono stare in mare, rocce, barriere, fondali e correnti pericolose. Sono 12 i fari che sorsero nelle colonie americane e britanniche nel XVIII secolo. Il primo, che poi vedete nella diapositiva, è stato il Boston Light, che si trova nel Boston Harbor. È stato costruito nel 1716. Nel 1900 esistevano già circa 1000 fari negli Stati Uniti. All'inizio l'illuminazione era ad olio e a lanterne. Solo nel XX secolo entrò l'elemento elettronico, lo sviluppo tecnologico. Allora, io qui su questa diapositiva vi ho elencato, ce ne sono tantissimi di fari sulla costa del Massachusetts, però ho preferito mettervi, diciamo, quelli con importanza maggiore. Cominciamo con il Monomoy Point Light, che è tuttora usato per l'avvistamento delle balene e delle foche grigie. In basso troverete Newburyport Prompt e il Tenpound Island, che sono dei fari che sono visitabili. In ultimo, ma non meno importante, quello che si trova sulla Thatcher Island davanti Cape Ann, sono Cape Ann Twin Light. Oggi i fari automatizzati sono usati principalmente per la navigazione marittima, mentre molti non sono più operativi. Il controllo dei fari è passato nelle mani dei governi locali o di organizzazioni no profit. In molti casi i fari abbandonati sono stati convertiti in parchi, in locande o centri educativi di ricerca. Oltre una settantina sono i fari storici sulla costa del Massachusetts, dal nord di Boston a Boston, quindi sulla costiera meridionale e sulle isole. Il whale watching. La balena ha da sempre affascinato l'uomo per la sua mole, ispirandogli stupore e paura. Vedere una balena da vicino è una grande esperienza e a tutt'oggi ciò è possibile sulle coste del Massachusetts. Si possono vedere dagli inizi di maggio fino a fine ottobre. Come ben sapete, la balena è un grande mammifero vivente. Per qualche decennio a Nantucket e sia New Bedford furono i più importanti porti delle baleniere, così come descrive poi Melville nel suo romanzo Moby Dick, che poi approfondiremo più avanti. Dalle balene e dall'olio che se ne ricavava dipendeva il funzionamento di molte macchine elettriche e fu importantissimo anche per la rivoluzione industriale, prima in Europa e poi in America, nonché per l'illuminazione delle città. Oggi, grazie a Dio, lo dico io, nel Massachusetts non si cacciano più le balene, ma è frutto d'attrattiva e delle escursioni turistiche che partono dai maggiori porti costieri. Come dicevo, da fine aprile ad ottobre ci si può imbarcare su queste barche per fare il whale watching e ciò significa avvistare moltissime balene di specie diverse e possono costeggiare sia la barca oppure uscire lentamente dall'acqua.
Il whale watching è effettuato a bordo di queste grandi navi lunghe circa 30 metri, che sono provviste di sonar, osservatore scientifico a bordo e snack bar. Il compito dell'osservatore scientifico o naturalista è di spiegare ai turisti i fondamentali della scienza delle balene, la cetologia. Numerose sono le escursioni in barca in partenza da queste cittadine che vi sto per elencare, quali Newburyport, Gloucester, Boston, Plymouth, Hyannis, Provincetown, che puntano tutte verso Sealwagon Bank. Questa zona si trova al largo di Cape Cod ed è ricca di plankton, il cibo preferito dalle balene. Sealwagon Bank è stato trasformato in riserva nella fine del 1900. Si è formato durante l'ultima era glaciale, quando i ghiacci che ricoprivano il New England si sono ritirati. Le terre che si estendono nella bocca del State Bay offrono protezione alla baia e rendono le acque più calde. Quindi le acque calde più il plankton rendono questa baia una vera e propria tavola imbandita per le balene. Allora, questa diapositiva vi spiego, non ho messo tutti i film che sono stati girati in Massachusetts perché sono veramente tantissimi. Ne ho elencati alcuni film, una serie e un romanzo. Il romanzo naturalmente è quello di Moby Dick di Herman Melville, perché poi lo andremo sempre ad approfondire quando parleremo di New Bedford. Ho messo Bewitched, che è una serie TV che penso conoscerete tutti come Vita da strega, con il personaggio Samantha Stevens, che in alcuni episodi appunto sono stati girati a Salem. Lo stesso vale per La lettera scarlatta, La seduzione del male e Hocus Pocus. Hocus Pocus è un film della Disney, anch'esso girato a Salem. Un altro film che ho messo è La tempesta perfetta, invece questo è stato girato a Gloucester. Ora partiamo con il tour delle nostre città costiere. Iniziamo con Newburyport, fa parte della contea dell'Essex. È un porto di importanza storica, la sua economia è ancora molto legata alle attività marittime. Questa cittadina è situata sulla foce del fiume Merrimack e ospita una vasta flotta di navi mercantili del XVIII e del XIX secolo. Gli imponenti edifici in stile federale, costruiti in High Street, che è la via principale, da capitani di lungo corso e la zona di Market Square, evocano l'epoca d'oro di Newburyport, quando la città appunto ospitava un porto attivo per le costruzioni navali ed era un importante fulcro commerciale. Newburyport, con il suo fascino, i ristoranti, le trattorie caratteristiche e la sua sensazionale vista sul fiume, è perfetta per delle passeggiate romantiche alla luce della sera, per lo shopping tra eleganti facciate dei negozi che le danno lustro. Importante da visitare in questa città è il Custom House Maritime Museum e la valle del fiume Merrimack. Scopriamo l'interessante patrimonio marittimo di questa città, una collezione unica di arte marittima, troveremo modelli di navi clipper, esposizione di naufragi famosi e la storia della Guardia Costiera e altro ancora. Il museo apre le porte al passato per poter comprendere meglio il suo patrimonio marittimo. Ciò avviene appena entrate al museo, perché se alzate la testa e guardate in alto potete ammirare il cielo notturno sul porto di Newburyport. Queste stelle, e non un sistema GPS come abbiamo oggi, sono stati gli strumenti di navigazione dei marinai. Newburyport, come vi dicevo, è stato anche il luogo di nascita ufficiale della Guardia Costiera americana. In questo museo c'è una stanza appunto dedicata alla Guardia Costiera, dove troverete i modelli delle navi, le opere d'arte storiche e foto della Guardia Costiera in azione. Ora passiamo a Cape Ann, è un capo nell'Oceano Atlantico, comprendente l'estremità orientale della contea di Essex, nel Massachusetts, naturalmente, nord orientale, e si trova a 48 km circa da Boston.
Questa piccola penisola che delimita la baia di Switch presenta due insenature, il porto di Annisquam a nord e quello di Gloucester a sud. Un fiume Monreale, l'Annisquam, è un passaggio navigabile lungo circa 6 km e mezzo e collega i due porti. Il cavo delimita inoltre la parte settentrionale della baia dello Stato che si estende a sud fino a Cape Cod. Questo pittoresco promontorio roccioso, che prende dalla regina Anna, la moglie del re d'Inghilterra Giacomo I, è noto anche per i suoi caratteristici villaggi di pescatori, tra cui i più importanti sono Rockport e Gloucester, che adesso andremo a vedere. Partiamo con Rockport. Rockport è sulla punta più a nord di Cape Penn ed è solo 37 miglia circa da Boston. È stata fondata nel 1690, è diventato rapidamente il fornitore leader di granito, come testimoniano ancora i numerosi affioramenti delle sue vecchie cave. Con Buskin Neck e i suoi numerosi negozi, studi, ristoranti, dal centro della città al suo porto, questa cittadina oggi vanta di una vivace comunità di artisti e infatti è stata musa di molti dipinti e paesaggi nel mondo. Come potete vedere in questa diapositiva, al centro c'è la foto del Motif Number One. Questo è stato soggetto di molte foto e di molti dipinti di artisti in tutto il mondo. Closer. Gloucester fa parte sempre della contea dell'Essex, è un importante centro per l'industria del pesce, nonché una popolare località turistica nel periodo estivo e si affaccia anch'esso nello stato della Baia. Gloucester è il porto più antico d'America, ha servito il mondo nella fornitura del pesce di qualità fin dal 1623 ed è divenuto da allora una comunità meta di interesse. È posizionato anch'esso circa un'ora da Boston. Offre spettacolari bellezze naturali, è un attivo porto vivace e pittoresco, ha molte tradizioni e culture, nonché una varietà di attività ricreative. Come potete vedere anche qui nella foto che vi ho messo centrale, questo è il Fisherman's Memorial Monument, e praticamente è il memoriale a tutti i pescatori che sono morti in mare. Un'altra cosa da vedere è la spiaggia Long Beach, è lunga circa 1 miglio. Questa spiaggia offre una delle migliori visioni dell'isola Thatcher Island, dove appunto, come vi ho detto già prima, c'è il Cape Ann Twin Lights, i fari gemelli. La spiaggia è fiancheggiata da pittoresche case in stile New England. È molto bella e da vedere, è importante, questa spiaggia costeggia sia Rockport che Gloucester. Ora scendiamo un po' più giù e arriviamo a Salem. Salem, conosciuta come la città stregata, però effettivamente è una città di mare stregata. Io la nomino Salem, però in inglese andrebbe detto Salem. Però tutti la conoscono come Salem, quindi io continuerò a chiamarla Salem. È situata sulla costa, chissà, a soli 25 km a nord di Boston. Questa cittadina ebbe il suo massimo splendore durante l'epoca post-rivoluzionaria del XVIII secolo, fino agli inizi del XIX secolo, grazie al suo porto e ai suoi commerci con i vari continenti. Salem è stata designata quale primo National Historic Site of America, con lo scopo proprio di preservare il suo porto. Passiamo al porto di Salem. Il Salem Maritime National Historic Site è una testimonianza del passato glorioso di questa città. Qui si trova ancora il più lungo dei 40 moli utilizzati in passato ed è anche l'ultimo rimasto, il Derby Wharf. Le visite guidate permettono di ammirare il sito della dogana, l'edificio della Derby House e una copia del cargo Friendship che è ancorata appunto su Derby Street. Un altro interessante museo da vedere a Salem è il Peabody Essex Museum, un museo che raccoglie l'arte da tutto il mondo, Giappone, India, Cina, Corea, e conserva interessanti collezioni sui nativi d'America e la storia marittima del luogo.
Ci sono tantissime cose da fare e da vedere sul waterfront storico di questa città, come ad esempio il faro costruito nel 1871, oppure l'Orientation Center, un magazzino costruito alla fine del 1700. Al suo interno si possono vedere ancora le travi originali in legno che erano state progettate per reggere il peso di tonnellate di merci esotiche, tè, spezie e seta. Sono molteplici i luoghi storici, i musei da visitare, ci sono ottimi ristoranti, grazie ai negozi per lo shopping e anche un ricco calendario di appuntamenti. Ma parliamo perché questa cittadina è realmente così famosa? È famosa soprattutto per il processo alle streghe del 1692. Nel villaggio la caccia alle streghe scoppiò nel 1691, dopo che alcune giovani dichiararono di essere state vittime di un maleficio. Tutto è spiegato benissimo nel museo, il Salem Witch Museum, e appunto se volete avvicinarvi ai misteri della stregoneria, ma soprattutto alla storia della caccia alle streghe, siete nella città giusta e nel museo giusto. Il museo illustra dal paganesimo ad oggi, parla anche della religione Wicca che oggi è ufficialmente riconosciuta e sempre più diffusa negli USA e naturalmente racconta la storia della condanna della stregoneria accaduta nel 1692. Questo episodio triste della storia americana, ma giunse dall'Europa. Stereotipi della strega, stregoneria moderna ed il fenomeno della caccia alle streghe è narrato benissimo all'interno di questo museo. Ed esistono anche delle cuffie con traduzione in lingua in italiana. All'interno del museo troverete anche un negozio dove eventualmente potrete comprare qualsiasi voglia oggetto, libro, filmato o gadget sulla stregoneria. Salem è famosa anche per il Halloween più lungo d'America. Infatti, ad ottobre si festeggia l'Haunted Happenings, che è appunto l'Halloween che dura tutto il mese di ottobre. Ora passiamo alla capitale, Boston. Boston è la capitale dello Stato, è la città più grande del New England, è famosa anche perché è sede di oltre 50 college ed università. Le più famose che vi cito sono l'MIT, Harvard e l'Università di Boston. E oltre a questi, sono molti centri di ricerca, sia di tipo scientifico che sociale, dovuto in gran parte anche alla presenza di queste note università. In città ci sono diverse attrattive da non perdere, tutte da scoprire a piedi o utilizzando mezzi pubblici. Naturalmente dovrete provare la metropolitana, che è la più antica d'America, che dispone anche di vari abbonamenti. La città della storia e della tradizione e dell'arte. Naturalmente, cosa importantissima che non si può non fare quando si va a Boston è il Freedom Trail. Vi spiego, il Freedom Trail è un percorso di mattoni rossi, lungo circa 4 km, che racconta la ricca storia della rivoluzione americana. È consigliabile farlo a piedi, ma naturalmente si può fare anche in bicicletta oppure in trolley. I trolley sono questi antichi tram che sono adibiti al trasporto di turisti e offrono con un biglietto valido un giorno la possibilità di scendere e salire lungo questo percorso e si scoprono comodamente le storie della bella Boston. Un piede nella rivoluzione americana e uno nelle diverse etnie, irlandese, ebraica ed italiana, che hanno da sempre sostenuto il progresso di Boston. Cosa che consiglio quando si visita questa città è di acquistare un Boston City Pass. Naturalmente lo consiglio se il soggiorno è più lungo di 2 giorni. Il Boston City Pass praticamente è un carnet di biglietti di entrata in 6 musei della città. La convenienza è un risparmio del 50% sulle entrate e in più non si fanno le file. Nel Boston City Pass sono, come dicevo, sono inclusi sei musei, il Jeff Kennedy Library Museum, il New England Aquarium, il Museum of Fine Art,
il Museo di Storia Naturale di Harvard, il Museo of Science e l'Osservatorio Skywalk al Prudential Center. Queste sono le 6 attrazioni del City Pass. Altra attrazione che bisogna assolutamente visitare durante il nostro soggiorno a Boston è il Boston Tea Party Ships and Museum. È aperto a giugno 2012, si trova sulla Boston Harbor Walk di fronte all'Intercontinental Hotel. Il museo interattivo ricrea l'evento storico del 16 dicembre 1773 e le sue conseguenze con un realismo incomparabile, usando una tecnologia state of art e attori veri, che sono rari nei musei di tutto il mondo. Il tour è un vero e proprio documento multisensoriale. Il tour dura un'ora e si svolge ogni 30 minuti. Le storie presentate sono narrate in modo tale che si crea l'illusione di persone vere, non sullo schermo, ma in open space, e si fa sì che queste immagini virtuali interagiscano l'una con l'altra insieme agli interpreti viventi. L'intento è appunto di immergere il visitatore nell'evento. Che fu più importante nel condurre alla rivoluzione americana. La parte più autentica del museo è quella che è sopravvissuta ad ogni avversa circostanza, ossia una cassa di tè del Tea Party, una delle uniche due sopravvissute. Il museo dispone anche di una tea room che ospita fino a 106 persone, la Abigail Team Room. E serve un assortimento di tè caldi e freddi con paste. Vengono serviti da donne patriote che insegnano come preparare un tè e raccontano aneddoti sulla Boston della fine del 1700. Un altro luogo da visitare, sempre a Boston, è il New England Aquarium. È uno dei più grandi e spettacolari acquari al mondo, ospita più di 200 specie tra pesci esotici, squali, tartarughe, pinguini e foche, e si trova anch'esso sul waterfront di Boston. Un altro luogo da visitare è il Faneuil Hall, riceve il visitatore internazionale che vuole passeggiare solcando i sentieri della storia di questa città. Infatti, sentirete sotto i vostri piedi l'acciottolato delle antiche strade. Al contempo le vostre orecchie e i vostri occhi ammireranno intrattenitori di strada famosi in tutto il mondo. Il vostro naso sentirà profumi di diversi cibi etnici. In questo avrete trovato e scoperto il Faneuil Hall Marketplace. Questo luogo presenta oltre 70 tra i più bei negozi cittadini, marche nazionali, tesori di aziende locali, e il bull market è l'unico mercato di carrettini che vendono artigianato nel New England, del New England e mercanzie molto simpatiche. Un'altra cosa da vedere a Boston è il Charlestown Navy Yard, è uno dei più antichi cantieri navali impiantati negli Stati Uniti, lo è stato per 175 anni. Oggi è sede della Marina Navale Americana ed oltretutto qui potrete ammirare la USA Constitution, che è la nave da guerra più antica del mondo. Qui in questa diapositiva vi ho elencato i 16 punti del Freedom Trail. Naturalmente non ve li sto ad elencare perché sono tantissimi, a cui già ve ne ho parlato, però ve li volevo insomma mettere per rendervi ancora più chiara l'idea del Freedom Trail. Ora andiamo un po' più a sud e iniziamo con Plymouth. Plymouth è la città dove approdarono i vari pellegrini nel 1620 dal Mayflower. Quello che vi consiglio, arrivati qui, è di visitare il Plymouth Plantation Museum, che è un vero e proprio Living History Museum. È aperto da marzo a novembre e offre la possibilità di viaggiare a ritroso nel tempo,
per provare come si viveva nel XVII secolo. Il museo è una replica fedelissima del piccolo insediamento dei primi coloni inglesi nel 1627. Nella plantation troverete appunto queste casette fatte in legno modeste, giardini e orti coltivati, un mulino, animali della fattoria. Vi riporterà indietro nel tempo come se fossi tornati appunto nel 1627. Un'altra cosa importante da visitare è il Mayflower II, che è la replica esatta dello storico vascello, il Mayflower, dove appunto, come ho detto prima, portò i padri pellegrini nel 1620 dall'Inghilterra fino al Massachusetts. È ancora ancorato allo State Pier, al centro cittadino di Plymouth. È a circa 5 km dalla Plymouth Plantation e i visitatori potranno salire a bordo e rivivere con interpreti in costume d'epoca tutte le storie e gli aneddoti che praticamente hanno vissuto i padri pellegrini durante il viaggio. Se l'acqua non fa per i vostri clienti e quindi non amano molto la storia del mare, possono comunque andare a visitare il Pilgrim Hall Museum, dove non solo si trovano i manufatti originali portati a bordo del Mayflower, ma bensì troverete anche esposizioni impostate per esaltare questa storia assolutamente americana. Passiamo a New Bedford. New Bedford è la città delle baleniere. Il porto dell'antica baleniera d'un tempo, più famosa al mondo, ed anche il porto di pesca numero uno in America. Durante la visita troverete di tutto, parchi pubblici, spiagge pubbliche, ristoranti di quartiere, caffè, bistro, che offrono deliziosa cucina etnica. Come vi dicevo, New Bedford è famoso per il Whaling National Historic Park. Perdonatemi, essendo un parco urbano, questo museo che è il New Bedroom è il più completo museo dedicato alle balene, al suo interno la più grande collezione al mondo di incisioni di utensili americani, inglesi e olandesi utilizzati nella caccia alle balene. Questa cittadina è famosa anche per essere stata il luogo che ispirò il romanzo di Moby Dick di Herman Melville. Infatti è consigliata Questo romanzo, se andate in questa cittadina, è consigliato come guida, visto che nei primi 6 capitoli riporta totalmente e fedelmente la descrizione della città. Un altro luogo che vi consiglio di visitare è il Seaman's Battle, che è la cappella dei marinai. Questa cappella praticamente veniva frequentata dai marinai e dalle famiglie dei marinai, ossia prima che partivano per i lunghi viaggi in mare, andavano a pregare in questa chiesa, specialmente le mogli, sperando che il mare gli avrebbe poi restituito i propri mariti. E il pulpito di questa chiesa è a forma di prua di baleniera. Cape Cod, letteralmente Capo Merluzzo. Si trova a 80 km a sud di Boston e a 320 km ad est di New York. Le spiagge del Cape hanno la caratteristica di essere tranquille, vergini, immense distese di sabbia e dune, ondulate a perdita d'occhio. Prima di tutto vorrei elencarvi come è fatta questa penisola, che viene divisa in 4 parti. C'è la Upper Cape, dove troveremo le cittadine di Sandwich e di Falmouth, poi il Mid Cape, dove troveremo Dennis, Lower Cape, dove troveremo Chapman, e Outer Cape, dove troveremo Provincetown. Naturalmente io ve ne ho elencate alcune, però calcolo sono 15 centri abitati in questa penisola. Le spiagge del Cape, vi dicevo, sono tranquille, e la parte in Outer Cape è stata nominata Cape Cod National Seashore Park,
voluto dal presidente Kennedy nel 1961 proprio per preservarle. È molto frequentata da turisti, ma avendo queste spiagge molto grandi e molto vaste, si trova sempre un posto dove si può rimanere da soli. Si può andare in barca a vela, si può andare in barca a motore, praticare il wind, il wave surf, si può andare in canoa, in kayak, pescare, si può fare di tutto. I fari del Cape Cod, sono parte integrante della penisola, così come lo è il mare. Ne esistono 8 funzionanti attualmente. Per secoli i fari del Cape hanno condotto i marinai verso porti sicuri. Infatti, se ci pensate bene, questa penisola era un ostacolo per i naviganti. Infatti, basti pensare che negli ultimi 300 anni si sono documentati almeno 3.000 delitti sulle sue sponde. È famosa anche per i suoi campi da golf, infatti è definita anche The Gulf Coast. Qui alcuni dei più rinomati architetti di campi da golf internazionali hanno creato alcune delle più spettacolari scenografie golfistiche. Il Cape è famosa anche per lo shopping e per i divertimenti, per i concerti, le sagre nei villaggi e i festeggiamenti stagionali. Ad Hyannis Harbour partono i traghetti per le isole di Nantucket e Martha's Vineyard. Mentre ad Hyannis Port c'è il Kennedy Compound, fin dal 1920 luogo di vacanze di villeggiatura della famiglia Kennedy, però non si può vedere nulla perché ci sono delle staccionate molto alte, quindi non è molto difesa, non si vede niente. Conviene fare una crociera nella baia e nel mare per ammirare la costa e i villaggi. Sulla Veterans Beach si erge il Kennedy Memorial, mentre sulla Main Street il John F. Kennedy Hyannis Museum, aperto tutto l'anno e soddisfa tutte le curiosità di chi è in cerca di qualche notizia sui Kennedy. Vicino si trova una chiesetta cattolica, San Xavier, che è il luogo di culto di famiglia dove Joseph, John e Robert, naturalmente Kennedy, erano chiesti. Passiamo alle isole, a Nantucket. Nantucket è meta prediletta all'insegna del relax, del romanticismo e delle immersioni e della natura. Luoghi persi nel tempo e nell'epoca, della storia marittima e marinara dello Stato. È meta icona della regione nord-orientale degli USA, il New England, che si affaccia sull'Atlantico. Nantucket è raggiungibile sia con i traghetti che partono dal Cape, dalla vicina Martha's Vineyard, sia con voli in partenza da Hyannis, da Boston, da Providence e appunto da Martha's Vineyard. Giunti sull'isola, entrambi i dock del ferry si trovano nel cuore della piccola cittadina, mentre l'aeroporto è a circa 10 minuti di taxi. Se fate una fuga di un giorno, non vi consiglio l'auto, poiché la maggior parte delle attrazioni dell'isola sono ben collegate dai mezzi e comunque sono molto vicine l'una all'altra. La ricca storia di Nantucket e la paesaggistica mozzafiato fanno sì che sia un luogo incantevole, ma certamente una grande attrattiva per chi viaggia per vacanza. L'isola, insieme a New Bedford, si è guadagnata la nomea di hub principale dell'industria della baleniera. A Nantucket si trova la più alta concentrazione di caseggiati di architettura antecedente al XIX secolo. E grazie alle leggi severe della città, appunto, hanno contribuito a mantenere legate le strade come una volta. Pertanto, il piacevole risultato è un ambiente poco cambiato e che è rimasto intatto, nel tempo. Vi consiglio anche qui, di visitare il Whaling Museum, come a New Bedford, che vi dà una visione completa dell'industria di pesca che ha forgiato le sorti dell'isola.
Un altro sito da visitare è Nantucket Shipwreck Lifesaving Museum, che rende testimonianza al coraggio degli uomini che lottarono contro l'implacabilità del mare, ma soprattutto ai cittadini di Nantucket che eroicamente salvarono centinaia di vite in pericolo nelle acque circostanti dell'isola. Un altro posto è il Nantucket Preservation Trust, che conduce a piedi lungo itinerari architettonici e la storia architettonica dell'isola. Un altro sito da visitare, anzi, un altro museo da visitare molto bello è il Lightship Basket Museum, che fornisce una storia completa sui famosi cestini di Nantucket. È un prodotto artigianale ormai molto di moda e che è dato ormai oltre 100 anni. In questo museo vengono esposte una serie numerosa di lightship basket, dai primi creati nel 1850 a quelli odierni. In ogni stagione il museo offre svariate mostre ed organizza dimostrazioni e conferenze a cura di esperti artigiani, storici e intagliatori di scrim show, così come restauratori. Il Nantucket Lightship Basket Museum gioca un ruolo vitale nel preservare la tradizione di quest'isola. Anche qui trovate chilometri di spiagge di sabbia, acque blu e sentieri percorribili in bici. Uno shuttle locale offre il trasporto tra le piccole località. Le acque calme della spiaggia di Yettis sono ben amate dalle famiglie e con i bambini. Quest'ultima addirittura dispone di scivolo accessibili alle carrozzine per i diversamente abili e oltre a un servizio di sedie a rotelle di facile uso sulla sabbia. Importante, se avete dei clienti surfisti, qui ci sono delle spiagge proprio dedicate a loro. Si chiamano Cisco e Nobadir, a sud dell'isola, dove le coste sono battute appunto dalle onde atlantiche. Tra le altre attività all'aria aperta non si possono dimenticare le escursioni in bici, in barca o in kayak. Come ripeto, Nantucket va visitata anche solo un giorno, ci sono un sacco di escursioni da fare ed infinite possibilità di trascorrere un'ottima giornata lontani dallo stress. Passiamo a Martha's Vineyard. È la più grande isola del New England, con un'area di poco più di 220 km quadrati. Con i suoi panorami spettacolari, la sua storia, le sue spiagge, i suoi villaggi, l'isola è un vero paradiso terrestre che attrae visitatori di vario genere e difficilmente può essere dimenticata. Qui non esistono catene alberghiere o ristoranti che fanno parte di catene. Ci sono piccoli bed and breakfast, accoglienti country inn e ristoranti e locali gestiti da chef. Differentemente da Nantucket, qui non si possono raggiungere i vari villaggi a piedi. L'isola comunque dispone di un'ottima rete di collegamenti bus che partono dai porti dove arrivano i traghetti e ti portano in giro per l'isola. I traghetti arrivano dalla penisola di Cape Cod, da Falmouth, Hyannis e Woodshall, dalla vicina Nantucket, nonché anche da New Bedford, dalla costa meridionale. Se si desidera portare l'auto, invece vi consiglio di prendere il traghetto da Woodshall, perché soltanto lì vengono imbarcate le auto e se dovete partire nel periodo estivo di prenotare il posto auto con largo anticipo. Sei sono le piccole comunità di Martha's Vineyard, che i piccoli bus toccano lungo il tragitto. Naturalmente i guidatori sono molto loquaci, raccontano aneddoti dell'isola e spartiscono appunto informazioni ai visitatori. A bordo di questi mezzi si raggiunge un punto caratteristico che è Akinna. Qui si trova la Mushup Beach, che è anche detta
la migliore spiaggia a sud-ovest dell'isola ed è incastonata tra le scogliere di sabbia di Achina. Da qui si ammira la bella vista del Gateshead Lighthouse. Inoltre si raggiunge il villaggio di West Tisbury, la quintessenza del New England, con il classico General Store d'altri tempi, Halley's General Store. Passiamo al piccolo villaggio di Menemsha. Offre una spiaggia con panorama incredibile su Elizabeth Island. È una spiaggia adatta alle famiglie, con chiare e fresche acque calme. È un posto perfetto per cogliere le luci del tramonto su Vineyard Sound. Sul versante sud dell'isola invece c'è il paradiso dei surfisti. Anche qui, quindi, se avete dei clienti a cui piace surfare e comunque che fanno surf, possono andare o a South Beach o a Katama, che si raggiunge da Edgar Town. Chiunque faccia una visita, anche di un solo giorno, non potrà tornare da Martha's Vineyard senza aver visitato il Black Dog Shop a Vineyard Heaven. Le sue magliette sono ormai famose e riconoscibili appunto per la silhouette del Labrador nero, immagine e brand del negozio. Un'altra zona da visitare è Hawk Bluff, dove ci sono le Gingerbread House, che letteralmente case di marzapane. Sono delle deliziose e coloratissime casette stile vittoriano che contornano questa zona. Ogni cottage è così personalizzato ed affascinante da sembrare uscito da una fiaba. Ad Edgar Town consiglio un giro lungo sulla Main Street in maniera tale da mette in mostra le belle case in stile Greek Revival risalenti alla metà del XIX secolo. Si può fare una bella passeggiata sul lungomare ed ammirare il traffico delle barche nel porticciolo e degli yacht, quindi poi arrivare fino al faro di Edgar Town Light, salendo verso la North Water Street. Allora, Sima Viaggio e Vacanze ha una filosofia, Be Local, Hit Local, Buy Local, che si traduce nel far vivere al viaggiatore un'esperienza unica, facendolo immergere negli usi e nelle consuetudini locali, suggerendo di muoversi in maniera local, quindi prendendo i mezzi pubblici. Consigliamo visite, musei ed esposizioni culturali, oltre ad eventi open air, come concerti musicali o spettacoli teatrali. Suggeriamo sempre ristoranti tipici, con specialità locali, dove fare una pausa pranzo o una cena indimenticabile. Per lo shopping consigliamo sempre centri commerciali e outlet e invitiamo sempre comunque ad acquistare prodotti made in. In questa diapositiva vi ho diviso le varie cose diciamo, le cose da comprare e le cose da mangiare. Buy local, quindi artigianato, prodotti nazionali fatti nel luogo. Vi elenco alcuni prodotti che sono le Yankee Candle, che appunto da oltre 40 anni le conoscerete sicuramente, sono delle famosissime candele americane che da oltre 40 anni questa azienda di South Deerfield produce candele profumate e gestisce oltre 500 negozi al dettaglio in tutti gli Stati Uniti. Ma nonostante i numeri giganteschi, la Yankee Candle è comunque riuscita a mantenere il suo charme, il suo stile. Un altro oggetto caratteristico ne abbiamo già parlato in precedenza sono i Nantucket Basket. I Nantucket Basket hanno avuto origine, come dicevo prima, oltre 150 anni fa, grazie alle sciurme di marinai che forgiavano dalla costa dell'isola di Nantucket. Questi cesti venivano creati comunque durante i viaggi lunghi di questi marinai. Appunto, c'è anche a Nantucket il museo dove racconta la storia di questi cesti.
cesti. Un altro prodotto tipico dello Stato è lo scrim show. Lo scrim show è l'arte di incidere una figura in un osso di balena, nell'avorio o in altri materiali, e riempire le incisioni con l'inchiostro per far risaltare la figura. Oggi quando si parla di scrim show si considerano tutti i tipi di intaglio nell'avorio, nell'osso, nella conchiglia o nel corno di buoi o di cervo, ma il suo contesto originale deriva dal passatempo dei marinai che nel XIX secolo, proprio per questa caratteristica strettamente legata alla storia, alla tradizione della baleneria americana. Molti negozi e gallerie d'arte di antiquariato vendono gli scrim show. Adesso passiamo all'It Local. Naturalmente ci sono tantissime cose e il Massachusetts produce moltissimi prodotti, tutti saporiti, che si gustano durante il soggiorno nello stato della Baia. Naturalmente, io, visto che il nostro webinar si basa sulla storia del mare e su tour marittimi ho dedicato questo capitolo al pesce. Iniziamo con la zuppa di vongole più famosa del New England, che è il clam shoulder. Appunto, è una zuppa cremosa di vongole che è ottima e appunto viene mangiata nella maggior parte dei locali in Massachusetts. Un altro prodotto tipico della costa è il lobster, nonché l'astice. Famoso anche il lobster roll, appunto il panino con l'astice. Altro prodotto che poi ha dato il nome al Cape Cod è il merluzzo. Allora, naturalmente per arrivare in Massachusetts non è difficile, anzi è molto semplice. L'aeroporto internazionale di Boston Logan è la porta di accesso principale dello Stato e dall'Italia sono disponibili i voli diretti di Alitalia, da Roma Fiumicino, e poi ci sono comunque altre compagnie che appunto entrano per Boston facendo magari uno scalo, come può essere Air France, KLM, comunque ve li ho elencati tutti qui nella diapositiva. I prezzi ad oggi sono a partire da €460, incluse le tasse in classe economica. Naturalmente sempre poi bisogna vedere il periodo giusto e le date in cui bisogna preparare il viaggio. Di seguito iniziamo a parlare dei tour. Io vi ho messo due tipologie di tour. Il primo, Massachusetts Fly and Drive, il periodo di viaggio è maggio, è a partire da euro 1140 netti per persona in doppia. Si entra da Boston, si sta lì 2 notti, all'Hilton Boston Back Bay. Una notte a Salem, al Hawthorne Hotel, 2 notti ad Hyannis, al DoubleTree by Hilton Cape Cod, una notte a Newport, al Newport Beach Hotel and Suite, e poi in uscita ho messo 2 notti a New York, al Soho Hotel. In questo tour ho preferito mettervi un'auto Toyota RAV4. Vi ho messo questa anche perché il viaggio è lungo e poi magari avrete comunque i vostri clienti avranno delle valigie o comunque dei bagagli e magari per non lasciarli, visto che viaggerete molto e girerete molto, per non lasciarli davanti avrete un ottimo e capiente portabagagli. Il ritiro è a Boston, il rilascio a New York. Qui ho aggiunto il City Pass per New York, per Boston non l'ho inserito perché, come dicevo anche prima, 2 notti sono poche. Per il City Pass, insomma, ci vuole qualche giorno in più. La quota non comprende i voli e le tasse, non li abbiamo messi perché naturalmente
variano a seconda del periodo in cui si vuole partire. Non è compreso l'esta, gli alimenti, le mance, l'assicurazione annullamento, la quota iscrizione. Ah, scusate, naturalmente questo è su misura, quindi si possono aggiungere notti a Boston, notti a New York, se si vuole aggiungere qualche città si può fare tutto. Noi lavoriamo su misura, quindi lo disegniamo addosso a voi, addosso ai vostri clienti, a seconda delle esigenze. Martha's Vineyard e la costa meridionale, sempre un fly and drive. Questo a partire da 1150 netti per persona in doppia. Allora, anche qui, come vi dicevo per il primo, si possono aggiungere delle notti a Boston, sia in partenza che sia in arrivo che in partenza, perché naturalmente qua il volo non è compreso. Il viaggio parte da Falmouth con una notte al Falmouth Inn on the Square. Poi il giorno dopo si parte per Martha's Vineyard. Si passeranno lì 3 notti al Martha's Vineyard Mansion House. Dopodiché si faranno 2 notti a Newport Beach Hotel and Suite. Nel prezzo è compreso anche il traghetto da Woods Hole, che come vi dicevo per Martha's Vineyard, se avete la macchina dovete partire rigorosamente da Woods Hole. E naturalmente andata e ritorno. Stesso discorso per il noleggio auto. Vi ho messo una Toyota RAV4, però naturalmente possiamo anche mettere un'auto più piccola con una cilindrata più bassa. È compreso anche qui il GPS e il ritiro e il rilascio a Boston. Ripeto, qui possiamo aggiungere, volendo, delle notti a Boston, ad esempio l'entrata a Boston e l'uscita si potrebbe fare magari anche a New York per dire, cioè si può fare tutto, sempre il discorso che noi lavoriamo su misura, quindi basta che voi chiedete e noi lavoriamo per voi. La quota anche qui non comprende i voli e le tasse aeroportuali, l'esta, gli alimenti, le mance, l'assicurazione annullamento e la quota iscrizione che è di 35 euro ed è comprensiva di assicurazione medico bagagli. Vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato, spero di essere stata il più chiara possibile e di aver attirato la vostra attenzione. Per qualsiasi cosa, qui avete tutti i nostri contatti, siamo felici di avervi potuto aiutare in qualsiasi maniera. Vi ringrazio e vi saluto. Bene, grazie, grazie Anna Maria, perfetto. Quindi come preannunciato, se avete ancora qualche domanda da fare ad Anna Maria, scrivetele pure sulla chat, che poi passerò a lei le domande, che vi risponderà via mail. Infine vi confermo che domani ci sarà no, domani no, scusate, domani è venerdì, invece il prossimo martedì 26 gennaio vi aspettiamo con le US Virgin Island, il Parco Nazionale delle Isole Vergini Americane sull'isola di St. John a cura di Olga Mazzoni. Vi ringraziamo e vi auguriamo un buon fine settimana. A presto.